che dia, visto che sei in transito qua in Napoli, infatti non hai né un'auto, efficace, non hai né un'auto in giro, todo rayado, todo boom boom. Hermoso, eh? 1882 este hotel, pensá que una fecha importante también por la gente que empezaba a salir de este país, justo de este puerto, de Napoli. Mirá, te muestro una cosa. Mira qué tan importante este hotel. Este es el presidente de ahora, napolitano, Clinton, la grande mamá napolitana, Sofía Loren, la miseria que tenemos, Claudia Schiffer, el ex presidente italiano, presidente de Francia, Pavarotti. Acá de este lado también tenemos Gina Lollobrigida, Humphrey Bogart, Grace Kelly, el príncipe Rainieri. Será por algo que Enrico Caruso consideraba este sitio como su hogar napolitano. Acá pasó la última noche de su vida. El restaurante fue bautizado en honor de este talentoso con alma gourmet, auténtico amante de los sabores de su tierra. Así que vamos a ver a Giovanni ahora, porque me está preparando algo para cocinar junto. Es normal que en un hotel de esta magnitud, de cientos de años de historia, donde han pasado estrellas del cine, de la música, de la política, bueno, tengamos también un chef de altísima calidad. Acá se lo presento, Giovanni Marzano. Mira qué presentación, ¿cómo estás? Bella. Chao, ¿cómo estás? ¿Por qué estamos acá? Porque, bueno, Giovanni es un gran amigo, gran cocinero. Vamos a hacer algunos platos con producto del territorio, acá de la campaña, de la cercanía de Napoli. Y porque aún en hoteles, que uno a veces siempre dice, podés saborear sabores locales. Por ejemplo, filetto cosa di pezzogna, sì, la pezzogna, che è un pesce locale de, facciamo di Napoli. La pezzogna. Questa è la pezzogna. È la pezzogna. Mira che lindo pescadito, Facciamo vedere, ecco, bravo. Perché si chiama la pezzogna? Si chiama la pezzogna perché è un pesce del Golfo di Napoli, è rosso, è una carne che somiglia un po' al baccalà, però è nello stesso momento abbastanza, fiero, abbastanza no? robusta, molto... Sì. Però delicata. Delicata, nello stesso momento. La puoi fare in vari modi. Ecco. Questa è la pezzogna in dialetto, ed è freschissima, in dialetto napoletano. Però in italiano l'occhiata. Occhiata viene di ojo, questo, perché tiene un occhio quasi desmisuratamente más grande. Per questo che. Somiglia al dentice. Al dentice. Esatto. Allora, poi abbiamo dei gamberoni freschi, che il filetto già sfilettato. Questi sono i gamberoni. Questo è il famoso gambero rosso. E ovviamente un ricco tomate che vamo a usare per la decorazione. Come si chiama questo piatto? Si chiama rollata di pezzogna. Impanuria di gamberi su radicchi di campo e salsa al basilico. Chi se lo maese lo sola. Parecía una canzone. Allora, acá tenemos il timballino. Il timballino impanato con l'olio extravergine e pane secco. Poi andiamo a salare un po' il pesce. Il filetto prendo di pesce, i gamberoni, gli diamo una scottata con la padella. Prendi la padella, ok. Mentre che va a agarrare il sartencito, questo si prepara in poco tempo. Lo che mi decía Giovanni, ahí va, bien calentito. Okay. Acá tenemos pan rallado. Pane speziato. Un po' di especia. Appena saltato, vedi che todavía están cruditos los camaroncitos, i gamberi rossi. E acá tenemos, quindi con la pelle tutto. Ovviamente questo tiene un tamaño particular. Entonces, totalmente in crudo. Un poco di sal. Un po' di sal. E il pan, che faccio? Butto questo dentro? Butto dentro. Questo è facilissimo allora. Sì, sì. Schiaccio un pochino perché va. Un po' di pane sopra, basta. Anche. Perfetto. Poi mettiamo un filo di olio extravergine sopra. Perfetto. La cozione del pescato sero, però ovviamente come il calore llega más tarde adentro, appena saltato per darle un poco di gusto. E poi cosa ci mettiamo? Un po' di olio extravergine sopra. Ve subito caldo su questo letto di radicchi. Ah, questi freddi. Sono i radicchi. Quali sono i radicchi? Sono sotto, i radicchi eccoli di campo. Qua. Tagliati a julienne. A julienne con un po' di pomodoro. Con un po' di pomodoro e una salsa a basilico, facciamo bollire il basilico, nell'olio extravergine frulliamo nel mix e ce lo versiamo sopra. Che lui mangiando l'insalatina accompagna l'insalatina con il profumo di basilico e il pesce già insaporito col gambero e il pane speziato. Questo è facilissimo. Acá tenemos también más sabores del golfo. In questo caso, qua cosa abbiamo? Queste abbiamo le alici che sono proprio del Golfo di Napoli. Sì, li puoi anche queste, girare. Queste sono già, diciamo... Queste sono già marinate. Come le marinano queste? Le mariniamo in un'acqua, aceto e vino bianco. Più o meno metà metà. Facciamo un litro di acqua, 700 grammi di aceto,
e un litro di vino. Perfetto. Tutto, tutto a crudo e li teniamo per 24 ore nella, nell'acqua. A crudo e a freddo? È a freddo. Tutto a freddo, questo è importante. E poi andiamo alla farcitura. Snoccioliamo le olive bianche. Verdi. Allora, olive verdi e i gamberi piccoli. Questi sono i gamberi freschi, li facciamo bolliti. In dialetto come si chiamano questi? Questi in dialetto chiami a Napoli gamberetti. Gamberetti. Questi sono gli ingredienti, un po' i pomodori. Pinoli. E basilico. E allora, come facciamo questo piatto che è molto semplice? Facciamo, lessiamo i fagiolini in acqua bollente con un po' di sale. Li scoliamo e li poi facciamo un letto di fagiolini. Sì. Poi facciamo il timballetto nello stampino, questo qua. O tipo questo. Le alici marinate. Però anche qua gli metti della, solo, beh, no, delle panature o solo no, questo, no, solo le extravergine. Sì. Infatti c'è solo le extravergine. Esatto. Mettiamo queste alici marinate. Poi formiamo questo pesto basilico, olive, eccetera. E si forma questo pesto qui. Che unisce anche. Che unisce il tra la mille foglie. In, diciamo un po' diventa un corpo. Dalla polpa e il pesce. Perfetto. Facciamo delle falde, mettiamo il ripieno e poi copriamo, facciamo assalire. Come una lasagnetta. Come lasagnetta, esatto. Con e poi questo a freddo però. Tutto a freddo questo qua. Quindi un piatto freschissimo questo. Esatto. Poi ci mettiamo un gamberetto lesso sopra come guarnizione, un po' di olio extravergine e questo piatto è semplicissimo e facile. Che è se il turbo o rombo è ta forma romboidal a catenemo. Sua maestà. Il turbo chiodato. E come lo cuciniamo adesso in questa Questo rombo lo possiamo fare in tanti modi. Questi i piatti che abbiamo preparato per oggi sono le trofie con datolata di rombo. Che è questa qua. No, è, realmente è muy tierna, come quasi mantecosa. Allora, quindi... Quindi andiamo a rosolare la datolata in olio extravergine. Andiamo? Dai, io ti porto l'olio. Ok, vamos a cucinare un pochino. Vieni qua. Un pochino di aceto d'olivo, sartén caliente, basta così, no? Un po' di olio, sì, no? Sì, va bene. Ok, quindi questo anche è anche un piatto che cucina molto veloce. Molto veloce. Ti do un po' di sale anche. Un po' di sale. Eccolo qua, metto io un po' di sale. Ecco qua. Mario, mi porti la pasta? La pastina. Poi andiamo a mettere il pesto. Questo pesto come l'hai fatto? Allora, questo pesto qua l'abbiamo fatto con pinoli, rucola, un po' di sale, olio extravergine. Perfetto. E un po' di pepe bianco. Vai, metti tutto. Metti tutto, un po' d'acqua. Ecco, metti un po' d'acqua della pasta pure. E tutto lo che tiene che succedere quando haces una pasta. La salteas, hace che la pasta se marida, se amalgama bene. Si amalgama, hace come una cosa. Sì. Mira la macchia. Guarda. Un pochino di olio, io sono fanatico. Anche tu un po' di olio. Anche se c'è già dentro, bellissimo. Però. Gli dà quel. Perché non è lo mismo, è l'aceto che già si è calentato un pochino, quando è l'aceto crudo si deve sentire all'ultimo e dà questa. Allora, Giovanni, e poi Giovanni preparò un postre per nosotros, molto simple. Poi ho pensato di fare una cassata diversa alla siciliana, ho fatto una rollata di ricotta e pan di Spagna con salsa di agrumi con cioccolato fondente. Semplicissima. E la ricotta come l'hai fatta? La ricotta l'ho marinata con zucchero e ricotta, cioè zucchero e ricotta per 24 ore in frigorifero con la chiusa. Frullata giusto per 2-3 minuti. E poi lasciata riposare. Poi lasciata riposare per 24 ore. Vieni Giovanni, ok, ora te vado a portare il prodotto, diciamo, quasi terminato, listo per cortare. Quindi questo è... È il rotolo che noi facciamo, il pan di Spagna che lo tagliamo a fette col coltello lungo. Quello fatto così. Si è fatto così. Ok. E poi viene, diciamo, un rotolo di pan di Spagna. Con la ricotta dentro. Con la ricotta farcita dentro. Vedi la ricotta? La ricotta con lo zucchero. Taglia. Giusto? Sì, assaggia. Assaggio di qua? Sì, va bene. Che preoccupare, vai. Sicuro? Sì, vai tranquillo. Mangio così un panino. Vai. Taglia così, vai. Vai. Guarda, senti. Allora mangio con le mani, dai. Però ci va la salsa, senti con la salsa. Questo è naturale così. Poi senti, se tu vuoi mangiare una pizza. Una pizza? Un pomodoro, San Marzano. Tu conosci qualche sopra. Posto? Sì. E dove? Un borgo di Napoli, antico. Ci andiamo? Va bene. Stasera? Ti mangi la vera pizza. Stasera? Sì. A che ora? Alle 24. 24 alla medianoche, appuntamento con la miglior pizza napoletana. Vai, Giovanni. Portalo qua, vai. Esta imagen describe la explosión de sabores que dejó en mi paladar Giovanni con sus creaciones. Pero ahora vamos en búsqueda de la pizza más genuina de esta ciudad.
donde incluso existe una asociación fundada en 1984 que la defiende y difunde por todo el mundo. Acá lo mejor es ir directo a la fuente, una familia de pizzeros en el barrio de Santa Lucía. Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Bello, infatti, volevo dire, Galera, buonasera, come va? Buonasera, Anna. Anna, piacere, piacere. Pizza vera napoletana come si fa. So, la sono di apposta, ma questo mi ha detto già il tuo. Vai, Anna, due pizze a tavolo 4, vai. Non devi andare da nessun'altra parte, non devi andare che dall'Elluccio. Ma tu sei figlio? Mio figlio, la creazione in Napoli è realmente come, cioè, come deve essere? Il padre, no, di abuelo, padre e hijo. Figlio e nipote. Oggi vamos a scoprire finalmente lo simple che è la verdadera pizza napoletana. Basta, questo va a ser, vamos a cerrar capítulo una vez por todas. Perché questo non è ningún segreto e dopo Lello lo va a desvelar come è. De verdad, ¿giusto? Va bene. Allora, prima di tutto, vediamo c'è il forno qua. Facciamo vedere questo forno, vedi Giovanni? Il forno deve essere di? Di 400 gradi, deve essere a legna e deve avere... 400 gradi, no? 180, 200... Allora, Lello, l'altra cosa importante, ok? C'è una pala per metterla dentro. Una pala per metterla dentro, una pala per girarla, per farla la cottura e una pala per preparare, diciamo, per mettere il legno. Questa qua che cosa serve? Questa qua è solo per infornare. Per infornare, diciamo. Per mettere la pizza. Per mettere la pizza sopra perché e per infornare. Deve essere in alluminio. Alluminio, alluminio. O prima si faceva di legno? Sì, prima era di legno, adesso per le normative igieniche. Le normative. La mignola. Ecco, questa è la mignola. La mignola. Vedi come si levanta qua? Perché primero sta stirata a mano, giusto? Sì. E poi l'alta temperatura la fa alzare il cornicione. Diciamo. Sale l'acqua e il cornicione, bravo. Sale l'acqua rapidamente, perché evapora a 400 gradi e levanta la pizza, giusto? Esatto, esatto. E rimane la pizza napoletana che deve essere assì. E poi si sente l'odore di Napoli. Ma io già. L'odore di Napoli. Vai al tavolo. Vai al tavolo. E questa vai. È la pala con quella che giriamo noi la pizza per fare la pala. Vedete che è un po' calda perché adesso ho lavorato. E questa è la pala per dare per aiutare a girare la pizza. Però bisogna fare una cosa. Quanto butti la pizza a un posto, non bisogna spostarla, se no si brucia sotto, perché il coppo della temperatura deve essere sempre stabile. Quando tu la sposti si va a bruciare sotto perché ha un altro coppo di, allora di calore in più. Chiaro. Quindi praticamente quando si appoggia sul forno assorbe quel calore. E non si muove. E non si muove. Se tu la sposti e la metti su un altro lato della pietra, si va a bruciare, è ancora più caldo e si va a bruciare. Esatto. Quindi si brucia sotto. Bisogna girarla solamente sempre sul solito posto. Posto. Oppure se hai due pizze, basta cambiare sempre sul stesso posto. E qua abbiamo. Qua abbiamo la farina. Farina bianca. Farina bianca. Allora, spieghiamo una cosa. Diciamo questa qua, farina doppio tipo, doppio zero. Esatto, spieghiamo una cosa, perché in Latino America la farina si incuenta di qualche tipo. Lamentabilmente è così. Bueno, però cada paese tiene su especialidad. Possiamo far vedere la farina che si usa in Italia per questo tipo di pizza. È una farina allora un po' più fina, diciamo più raffinata in effetti. Doppio zero. È doppio zero. Ecco. Allora è una farina molto più raffinata di doppio zero. Tipo americano. Esatto. Tipo americano. Allora, diciamo la macchina per fare l'impasto. Sì. Guarda come è pulita, scusa, Questa macchina qua brilla proprio. E deve stare sempre pulita, perché la macchina deve stare sempre pulita, perché se non la pulisci la pasta non viene bene. Questa è la prima cosa, fa parte di tutto il nostro mestiere. Sto sudando. Fa molto caldo. Il calore. Il calore che mi caccia dentro. Deve essere la forcina fatto così. La forcina. L'impasto della macchina. La forcina. Non deve essere il gancio, diciamo, il gancio. No, il gancio non deve essere con il gancio. No, 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 l'importante è il rogativo, diciamo. Esatto, quella là come il. Per cui quella là te la strappa quando la fa. Deve essere a forchetta. Deve essere fatto così, a forchetta. Perché la pasta la deve bastare man mano. Io ti racconto una cosa, un pizzaiolo che non è lo stesso che cuoco napoletano, un giorno mi disse questa cosa bellissima che mi ha emozionato. Io dicevo, ma tu fammi vedere qua come fai. Alla fine Donà, tu alla pizza ci devi fare l'amore. È vero, ci devi fare. Sì, è vero. Hai capito? Non riuscivo a spiegarmi perché metti l'acqua prima. Non puoi mangiare. Ma io la faccio così. E poi posso dirti un segreto, la pasta deve. Il massimo deve battere per un quarto d'ora, 20 minuti. Non di più. Non di più, si brucia. Si riscalda. La macchina la fa riscaldare e ci vuole più tempo. E diventa gortosa. E quando andiamo a prendere una pizza. Sì, fai così, allora se ne torna un altro 8 in più. Ah, mentre questa la possiamo. Questa per esempio la possiamo stendere, certo. Diciamo. Facciamo vedere bene per vicino, vedi?
questa qua la possiamo stendere, diciamo, si rompe perché no, non c'è bisogno del suo. Sì, però è lindo perché, cioè, quando la stiras queda. Rimane così, vedi. E vedi che si hace la burbujita? In questo momento si hace questa burbuja e ti dà cuenta, ora stiamo jugando con la massa, no? Vabbè, diverso il battimento con le mani è un altro. Luego lo vamos a mostrar, però che lindo, o sea, la textura. No, si forma dell'aria dentro perché la andiamo a tirare in naturalmente. La sensazione è bellissima. Allora, facciamo una cosa, Lello. Dimmi. Allora, io adesso vado con Giovanni, ci beviamo una birretta o qualcosa. Facciamo una pausa perché sto forno è ti sta succedendo. Tutti organizzati. Vabbè, io sai, tu sei abituato qua, noi ormai. Però tu ti organizzi un po', poi ci fai vedere, diciamo, se c'hai tempo, un po', un processo. Come si fa la pizza? Come no? Non è un problema. Giovanni? Poi mi potete anche sentire, adesso per un momento vi faccio mangiare la pizza. Poi ci chiami, faccio mangiare una pizza. Sì, come? Due? Allora, mangiare una, due, tre, quattro. Allora, siediti, mangiati la pizza e poi ti faccio vedere il procedimento, esatto. Come si fa la pizza. Ahora los dejo a solas con el rey de la pizza y todos sus secretos. Un po' di farina nelle mani, buttare sulla pasta, la affondi nella farina, batti. E la nostra pomodoro passato con il basilico, il fior di latte, diciamo la mozzarella tipo la nostra Campania, il basilico. Bien, a todas las familias, buonasera. Buonasera. Allora Anna, a ver, abbiamo scoperto che sei una napoletana verace, prima a sedere qua con Giovanni, poi dopo tu ci consigli una bella, che pizza abbiamo mangiato? La pizza margherita. È una specialità della casa? Oppure una bella pomodorino fresco e mozzarella di bufala. Vai con quelle, vai. Che la peculiarità qua è che la pizza è suave, non è croccante, è come un pane. La pizza, la famosa pizza margherita. Margherita. Ah, questo abbiamo. Basilico, pane, pomodorino fresco, pane croccante, olio e origano. Bravo, vai. Wow, Giovanni, la pizza spettacolare, eh? Ma adesso Giovanni, dopo la pizza... Ora ci doveva prendere un gran caffè alla napoletana, sennò è inutile. Eh sì, allora che facciamo? Dopo la pizza che è così buona, mi viene a prendere un ottimo caffè. Guido io? Guidi te, mi vai. Porti tu? Ti porto io, tu guidi tu. Io andiamo. Faccio un navigatore. Andiamo, via. Ah, proprio questa è la pasticceria classica, guarda che bello. Sfogliatelle, questa sono la sfogliatella napoletana, babà, super babà, blin blan, e questi cornetti, vabbè, questi cornettini di cannolini. Vediamoci, prendiamo un caffè alla napoletana. Ma perché questo caffè napoletano è così buono, Giovanni? Perché il caffè napoletano è nato qua. Cioè a Napoli, il caffè napoletano perché è ristretto. In altre nazioni fanno a Napoli dicono l'acqua palluettala. Ma però perché... c'è questa cosa che se il caffè viene dall'America Latina, viene anche dall'Arabia, da parti dell'Africa, dell'Arabia, e... però sai, torrefatto e fatto a Napoli. Napoli è perché loro hanno... Napoli se il caffè realmente può... L'assunto dell'acqua, dice che l'assunto dell'acqua è un'esperienza... Ordiniamo sì. Allora, cosa prendi, un caffè? Io uno doppio. Sì. Un caffè io. Venga qua. Senta, allora, cosa prendi tu? Io prendo il caffè. Se vuoi una sfogliatella, tu sai qualcosa. Allora, un caffè... Un caffè, un babà piccolo e una... Sfogliatella piccola? Io prendo un babà piccolo. No, un babà normale piccolo. Con crema o senza crema? No, senza crema. Dai, babà con rum. La torta caprese? Torta caprese. Allora, torta caprese fai 300 grammi di albumi d'uovo. Albumi.
poi? 300 grammi di mandorle, 250 grammi di burro, 300 di zucchero, 300 di zucchero, sì. 150 di fondente, cioccolato fondente al 70%, 30 grammi di cacao amaro e 20 grammi di farina. Poi c'è un'altra cosa, perché ognuno la fa in un modo. Infatti questo muore nel rum. Loro fanno rum, sì. Zucchero. Bella. Questa è la, questa acqua. È la, come si chiama, la questa sfoglia, è la frolla, la sfoglia della frolla. Frolla, questa è la riccia, la riccia. Qua, qua teniamo la differenza, mira. Sugna, strutto, ecco. La sfogliatella frolla. Frolla e la sfogliatella riccia. Riccia. Allora ascolta, 300, allora albumi, albumi li monti a parte, quasi montati, poi dopo fai zucchero e burro, già lo sai, non devi montare, sì. Sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria, sì. Poi, metto poi le mandorle frullate a parte, poi alla fine quando hai montato il burro come in prunghetti, giusto? Sì. Che diviene quella, sì, esatto, amalgami, cioè mischi nello stesso verso tutto insieme, infarini lo stampo col burro e farina, okay. E lo fai cuocere per un quarto d'ora a 170 gradi e per un altro... Aspetta, 15 minuti a 170? A 170 gradi e 15 minuti a 130 gradi. Ah, lo abbassa allora? Sì. Il babà. Babà. Questo è il babà. Vedi? Il guarda babà. Lì. Ecco, guarda lì, com'è? Ecco. Vedi? Entra il ron a casa. Casi come quando comesi il wasabi per il sushi che ti hace... Questa è la sfoglia della frolla. Esatto, ecco. È perfetto il ripieno. Allora, il caffè doppio. Caffè doppio. Eh? Però Anna lo prendi amaro tu. Sì, amaro. È perché il caffè napoletano si prende amaro, però stai facendo un errore. Perché anche se è amaro il caffè, si gira ugualmente. Anche se amaro, si gira ugualmente. La cosa che si apprende... Perché si amalgama tutta l'aroma del caffè. Quindi, chiaro, la schiumina, sì. Si amalgama tutto, si amalgama. Si prende. Ha sido un lindo momento de una tarde así, tal cual como lo hacen los italianos, tal cual como quisiera que lo disfrutara conmigo, acá con nosotros, con Giovanni. En este caso, alla napoletana. ¿Giusto? Alla napoletana, ¿eh? Sí. Gracias, gracias. Giovanni. Gracias. No te pierdas todos el glamour, el encanto de la fabulosa isla de Capri. Todo esto en el próximo programa, otra cara de esta Italia mía que te va a sorprender. Para comunicar